L'unico vero problema è che lei l'hanno fatta bella, ma veramente tanto tanto bella. Alle mie spalle c'è Cupra Formentor, ormai la conosciamo, primo modello inedito di Cupra, un qualcosa che a livello di dimensioni è inedito, perché per fare il paragone con Audi a cavallo tra un Audi A3 e un Audi Q3, però con delle forme carrozzerie e delle dimensioni condensate in 4,45 m di lunghezza che piacciono veramente tanto, perché come potete vedere è una specie di SUVettino, ma non è un SUV perché è comunque basso, perché è comunque largo e soprattutto ha delle forme carrozzeria veramente veramente armoniche. Quest'auto a me piace un casino e me ne sono innamorato dalla guida della 310 cavalli, quella col 2000 TSI, perché proprio a livello di dinamica di guida ha un telaietto fantastico, è dritta, è bella di sterzo, ha delle velocità di percorrenza in curva incredibili e soprattutto riesce a dare un piacere di guida veramente eccelso. Ma Formentor non è soltanto alte prestazioni come la 310 cavalli o come la VZ5 che ho avuto il piacere di provare a Emiliano, aperta e chiusa parentesi, VZ5 che ha anche inaugurato l'uso di un nuovo schema di trazione integrale con motore trasversale che si freggia non più dell'Aldex come la 310, ma di un doppio pacco frizione a retrotreno che può dare la possibilità di attivare addirittura anche la modalità drift, perché si va a dare una motricità inedita al retrotreno. Ma al di là di tutto questo, torniamo a lei perché non ci sono soltanto motorizzazioni altoprestazionali, ma c'è un'intera gamma motori capace di soddisfare tutte le richieste dei clienti, da 150 a 390 cavalli. E oggi sono qua perché in mia compagnia c'è una motorizzazione che io reputo interessantissima, perché al di là dell'ibrido, al di là del plug-in hybrid, al di là dei motori benzina, c'è anche il gasolio, e questa è la versione 150 cavalli gasolio. Peccato, l'unica cosa che mi dispiace è che non sia dello stupendo blu opaco e soprattutto con i cerchi, con i dettagli in rame, ma questa motorizzazione mi ha fatto innamorare ancora di più questa macchina, perché l'ha riportata sulla terra, quindi dall'Olimpo delle auto che si guidano meglio e con prestazioni migliori, a un'auto estremamente fruibile nell'uso di tutti i giorni per tutte quelle persone che facendo tanti chilometri hanno comunque ancora bisogno del gasolio, e soprattutto gasolio che su questa vettura che si fregia comunque della trazione integrale dà una dinamica di guida molto molto interessante. Ma andiamo a rivedere i tratti somatici più carini di Formentor a partire da questa griglia. Io il logo Cupra lo adoro, molti nei commenti mi dicono sembra un Decepticon, sembra un Transformers, però a me piace veramente molto. E poi questo gruppo ottico che dà veramente tantissima personalità all'avantreno, perché è scavato in questo bicchiere della carrozzeria con la firma ottica diurna triangolare, tridimensionale, perché vedete che non è un triangolo bidimensionale. Bello, ovviamente gruppo ottico in tecnologia LED, perché così deve essere. È un frontale che comunque mantiene la stessa aggressività di tutte le altre versioni di Formentor. Bello comunque il colore carrozzeria grigio opaco, devo dire che comunque dal vivo rende comunque tanto. E bello comunque anche tutto l'inserto che c'è sui passaruote e sulle minigonne, che si va a sposare molto bene perché fa un contrasto lucido opaco molto carino. Ovviamente i colori di Cupra, lo ripeto, sono il blu opaco, mannaggia voi, prendetela così, blu opaco e rame. Però devo dire che questi cerchi qua, anche se argentati, si sposano bene comunque con le tinte carrozzeria di quest'auto. Una fiancata che va a creare movimento creando una linea di tensione che si sviluppa sopra le maniglie, poi si va a dissipare. Poi attenzione, questo bellissimo elemento che dà personalità e dà soprattutto forma al tre quarti posteriore che si fregia poi di una vista molto molto piacevole, perché ovviamente ha le forme da SUVettino coupé, anche se non è SUVettino coupé, che riescono a essere molto molto movimentate e vanno culminare nel gruppo ottico coast to coast, che in questo momento è spento perché la vettura non è accesa. Anzi, vado ad accendere la vettura così vi faccio vedere anche il gruppo ottico, che dà veramente tantissima personalità a quest'auto. Di sera è estremamente riconoscibile. Tacchete. È estremamente riconoscibile questa vettura, tanto che quando siete in strada, quando siete in autostrada e quando le vedete passare, ve ne accorgete subito dell'auto, proprio in virtù del suo gruppo ottico posteriore. È assolutamente iconico e giustamente c'ha ragione anche lei. Tacchete. Tac, tac. Giustamente c'ha ragione anche lei, e come potete vedere la firma è veramente veramente molto bella. Ovviamente gli stop sono integrati sempre
con questa linea luminosa e rendono veramente molto bello e molto scenico anche la vista posteriore dell'auto. Mi piace tra l'altro proprio tutte le forme che si creano sulla carrozzeria per rendere il retrotreno una zona molto molto piacevole della vista generale dell'auto. Ma bando alle ciance, vi faccio vedere velocemente anche il bagagliaio, anche se quest'auto la conosciamo già, 420 litri, è bello profondo, è spazioso, anche se le dimensioni sono comunque abbastanza compatte. I sedili sono frazionati in 60-40, c'è la possibilità del vano passante centrale, quindi riuscite comunque a modulare bene lo spazio e caricare tutto quello che volete. E poi arriva la vista generale dell'auto, che come potete vedere è molto ben proporzionata, perché nonostante si tratti di una vettura costruita solo a piattaforma MQB Evo, quindi motore trasversale, vedete che comunque l'abitacolo è molto arretrato e molto appoggiato sul retrotreno, e questo dà delle proporzioni generali all'auto che piacciono veramente tanto. Non sembra una trazione anteriore, non sembra una tutta avanti, ma sembra una vera sportiva seduta proprio sul retrotreno. Al di là di questo, spengo la vettura che così ci sentiamo un attimino meglio e ve ne parlo. 150 cavalli, che a differenza delle versioni sportive ha qualche dettaglio in meno come la mancanza del tasto per la disattivazione totale dei controlli di stabilità. Si possono sostanzialmente mettere solo in modalità sport, perché anche quando andiamo a disattivare l'SC comunque rimane accesino, rimane in una modalità sport, non viene disattivato totalmente, però viene mantenuto comunque l'impostazione dell'abitacolo, lo vedete con questo volante molto bello tagliato qua sotto con tutti i dettagli in color rame e soprattutto con tutte le finezze a livello estetico che a me piacciono veramente tanto di questa macchina, come questo cruscotto tridimensionale con una parte superiore soft touch o comunque in gomma molto dura, gli elementi di design e la dominazione centrale di questo sistema infotelematico da 12 pollici. Rimangono ovviamente, fanno parte dell'auto, i sedili sportivi, che io trovo veramente molto belli nella costruzione. Mi piace quando c'è l'integrazione del poggiatesta e mi piace veramente la costruzione in pelle, molto comodi, soprattutto molto contenitivi. Ovviamente tutto regolabile elettronicamente, ovviamente tutto richiamabile con le funzioni memoria, e ci accorgiamo soprattutto della piattaforma su cui è costruito per l'uso del leveraggio, anzi per il selettore del cambio by wire. La piattaforma è l'MQB Evo, che dà accesso anche al massimo dell'esperienza tecnologica di tutto quello che è la tecnologia del gruppo Volkswagen. Tasto accensione start and stop, e andiamo a vedere un po' come si anima la vettura. Quadro strumenti completamente digitale qua davanti, personalizzabile, posso avere la vista mappa, posso avere tutto quello che voglio, e un sistema infotelematico da 12 pollici che mi dà la possibilità di interfacciarmi non solo con il mio telefono e con tutti gli applicativi per smartphone, ma riesce a darmi una buona vista generale di tutta la vettura, e da qua io controllo veramente tutta la vettura, che sia per le assistenze alla guida, che sia per le modalità di guida e che sia ovviamente anche per tutta l'auto, perché questa è una cosa che poi piace molto, e adesso non si vede molto perché è giorno. L'auto è contornata da illuminazione a LED sia nella parte superiore che nella parte inferiore, e la cosa bella dell'illuminazione qua nella parte superiore di tutta questa striscia LED è che va a integrarsi non solo con la tecnica LED multicolore, ma va a integrarsi con i sistemi di assistenza alla guida. Cosa significa? Significa che, ad esempio, se c'è un'auto nell'angolo cieco sinistro della vettura, tutta la parte sinistra si anima e ci fa ci dà indicazione del fatto che ci sia una vettura in angolo cieco, quindi va a collaborare con la vettura per generare un'esperienza di guida e migliorare la sicurezza della vettura. Comunque, possibilità di personalizzare l'auto non solo per le luci, ma ovviamente con tutte le impostazioni di sorta per andare a richiamare tutte le funzioni dell'auto. Detto questo, vi faccio solo vedere una cosa, perché poi ne parlerò durante la guida, ma almeno avete idea di che cosa sto parlando. Con la regolazione attiva del telaio, ed è una cosa che a me piace molto, e soprattutto su questa piattaforma, io ho la regolazione fine del DCC. La regolazione fine significa che io non ho solo tre possibilità di regolazione delle sospensioni, quindi comfort, normal e sport, ma posso andare a regolarle su più livelli, proprio a livello millimetrico, e soprattutto posso andare oltre a quello che è il profilo sport per renderle ancora più rigide di quello che è il profilo sport, ma posso anche andare oltre in
in negativo, tra virgolette, da quello che è il profilo comfort per renderle molto più comode. Questa cosa a me fa impazzire su queste auto, su questa piattaforma, perché cambia tantissimo la risposta dell'auto. È impressionante, soprattutto quando siete in marcia, a provare a giocare con lo slider, perché la vettura diventa un'altra cosa, risponde in modo totalmente diverso ed è bello poter regolare poi tutta questa con questa precisione l'auto a seconda del piacere che abbiamo durante la marcia. Quindi, se avere un'auto più impostata a livello racing, quindi con un po' di saltellini durante la guida, perché le sospensioni diventano veramente rigide, oppure un'auto che riesce a cullarci nella comodità per i lunghi viaggi. Comunque, vi dicevo, quadro strumenti digitale, possibilità di controllare tutta la parte di assistenza alla guida nella parte sinistra e gestione invece multimediale nella parte destra. Nel vano centrale ho due USB di tipo C. Belli comunque i dettagli, belli comunque i contorni rame, tappetino di ricarica wireless con standard QI, spazio per riporre la chiave, tasto start and stop, leveraggio, anzi, selettore del cambio, piccoli vani per riporre oggetti, freno di stazionamento elettronico, possibilità di ingaggiare l'auto hold, due cup holder, vano centrale molto profondo, molto bello, bella la costruzione anche della portiera perché abbiamo elementi soft touch nella parte superiore, ovviamente gli inserti. Che sono rigidi, pelle sempre con questa finitura e con queste cuciture, pelle sempre imbottita e poi la parte inferiore che ovviamente è in plastica dura. Bello anche il tettuccio apribile perché è molto ampio, arriva dalla parte anteriore fino alla parte posteriore dell'auto. Io non amo particolarmente i tettucci apribili, anche se vendono molto perché è vetro, pesa, alza il baricentro. E soprattutto toglie 1 centimetro in altezza, ma non è nulla di drammatico. È una zona posteriore che, andando a sposare comunque le forme della carrozzeria molto difficili, nel senso che sono molto sportive nella parte posteriore, riesce a accomodare anche qua dietro gli occupanti in modo decisamente ottimo. Guardate che belli i sedili anche qua dietro, che ovviamente non sono contenitivi come quelli davanti, ma hanno sempre queste lavorazioni in pelle. La qualità delle portiere riprende esattamente quello che abbiamo visto davanti. Possibilità di avere 3 cup holder nella parte centrale e di viaggiare in 2 persone in modo molto comodo. C'è un tunnel centrale ovviamente pronunciato perché qua c'è la trazione integrale e quindi c'è il tunnel centrale. L'omologazione qua dietro è per 3 persone. Nel posto centrale, ovviamente, si starà un filino meno comodi, però in 4 persone a bordo di quest'auto si viaggia veramente molto comodi perché guardate, grazie ai 2,68 m di passo, se io mi siedo qua dietro, il sedile davanti regolato sulla mia posizione di guida, io ho veramente tanto tanto spazio per vivere la zona posteriore. Ripeto, questa grazie ai 2,70 m di passo. Zona posteriore che comunque è ben servita perché io ho non solo le bocchette della climatizzazione, non solo le due ulteriori prese USB di tipo C, ma anche la possibilità di regolare il clima in un impianto che è quindi trizona. Impianto trizona e vi faccio di nuovo vedere la vettura in questa vista generale, perché adesso arriva la parte divertente, ovvero ho una motorizzazione a gasolio e sono contento, vorrei bermi una tanica di gasolio, vive il gasolio è vita. Andiamo a guidarla, che vi dico che cosa penso di questo propulsore e perché me ne sono innamorato così tanto. Andiamo. E direi di partire al contrario, quindi vedendo un po' quali sono le prestazioni di questo motore. Bello il fatto che comunque anche su questa motorizzazione ci sia il launch control, guardate. Attivo. E qua si capisce immediatamente di che cosa è capace l'auto. Allora, il lancio è stato pauroso, la trazione ce n'è tantissimo. Alla fine, quando hai una trazione integrale, per forza di cose riesci a scaricare bene la potenza. Poi arriva ovviamente il limite del motore, che sono i suoi 150 cavalli. Limite del motore che fanno sì che questa vettura venga interpretata in modo tranquillo, nel senso che è bello viaggiarci, è bello farla lavorare di coppia, è bella farla lavorare bassa di giri, senza ovviamente esasperarla. E la prima cosa di quando mi metto al volante di questa vettura, tacchete, è veramente il come si guida bene. Facendola guidare ad altre persone, mi hanno detto quasi tutti la stessa cosa, che va interpretato, ovvero si sono seduti qua e hanno detto è dritta. Cosa vuol dire dritta? Dritta significa che quest'auto riesce ad avere una dinamica di guida veramente coinvolgente e soprattutto una precisione di telaio paurosa. A me piace molto come appoggia, è una vettura che se tirata,
al limite, ovviamente non sto parlando di questa motorizzazione, ma sto parlando del telaio, riesce ad avere velocità di percorrenza in curva incredibili, riesce a fare dei cambi di direzione spettacolari. Tutto questo per dire che a livello telaistico la vettura funziona, funziona molto bene, hanno fatto un ottimo lavoro. Il DCC su quest'auto funziona in modo ineccepibile e si sente la vettura cambiare dal giorno alla notte semplicemente facendo slide su questa regolazione del telaio. Le sospensioni a controllo elettronico rendono quest'auto capace di comportarsi in modo incredibilmente diverso in diversi contesti ed è un piacere giocarci, anche perché quando andiamo a impostarla nella modalità, io la chiamo super sportiva perché si va a fare un override della modalità sport, beh, si ha un'auto che inizia veramente a muoversi ed appoggiare proprio come una vera auto sportiva, e questa cosa mi piace molto. Ed è bello il fatto che anche su una versione con un motore non esasperato, perché al di là di quanto sia bello avere motori potenti sulle auto, non necessariamente si possono avere per tutte le persone durante il ciclo di utilizzo di un'auto, è bello poter avere comunque una vettura che al netto del motore riesce a avere un coinvolgimento alla guida sempre molto molto alto. Proprio a livello di dinamica di guida mi piace, perché riesce quest'auto a rendersi molto coinvolgente, lo sterzo è iper diretto, è iper preciso, e la cosa che sempre mi ha stupito di quest'auto è come riesce ad affrontare con estrema facilità ogni tipo di circostanza, ogni tipo di difficoltà e ogni tipo di manovra che andiamo a impostare. C'è l'avantreno che sembra quasi impostare da solo le traiettorie e le curve ancora prima di dargli un input sul volante. È proprio bello, è proprio un bel guidare, è un bel guidare che non serve solo nella guida sportiva o quando magari troviamo un passo di montagna, ma serve anche quando la guidiamo normalmente, perché riesce a dare un senso di sicurezza estremo, soprattutto a velocità autostradale. Ad esempio la rimetto adesso in modalità comfort, perché riesce veramente ad essere super precisa, è un'auto incredibilmente stabile anche alle alte velocità, ed è un'auto che riesce a dare una sicurezza intrinseca molto alta. Non a caso poi, al di là di come si guidi bene, anche il telaio, la piattaforma è veramente molto solida, è veramente molto rigida. I crash test Euro NCAP danno sicuramente dimostrazione di quanto quest'auto riesca a performare bene, è una delle auto più sicure che ci sono sul mercato, quindi ottima anche come affrontato le prove di sicurezza di Euro NCAP, ed è un'auto che è giusta sotto tutti i punti di vista. Mi piace la triangolazione che ho tra la pedaliera, il sedile e il volante, mi piace la risposta dei comandi, mi piace come è disposto tutto, le dimensioni sono giuste, è un'auto che si muove bene, è un'auto che non ha rollio, non ha imbardata, è coinvolgente alla guida, ci sono questi paddle con cui posso giocare, funziona. Ma adesso, al di là di queste mie cose su quest'auto che, come vi ho già detto, adoro, andiamo alla star di questa prova, che è il motore 2000 turbo gasolio 150 cavalli. Ora, è bello avere le motorizzazioni benzina potenti bevono, quindi bisogna fare un calcolo in base al vostro utilizzo dell'auto. Se siete tra quelle persone che comunque fanno più di 20.000 km annui, beh, questo motore inizia a diventare molto interessante, perché il 2000 TDI SCR vivo di Volkswagen è un motore che ha una risposta veramente molto bella, è molto rotondo, non è spigoloso. Qua, per avere 150 cavalli di potenza e non il massimo dell'espressione di questo motore, che arriva fino a 200 cavalli, hanno lavorato sulla limitazione della coppia. Infatti qua la coppia è limitata a circa 350 Nm, si sente che il motore ne potrebbe avere molto di più, ma c'è proprio un taglio netto della coppia motrice per erogare poi ad alti giri solo 150 cavalli, che comunque fanno andare comunque forte la vettura, perché la velocità massima è oltre 200 km orari, è solo un dato indicativo, l'accelerazione da 0 a 100 km orari è coperta in circa 9 secondi, le prestazioni ci sono tutte, e soprattutto la risposta ai bassi giri di questo motore a me piace tantissimo, perché anche quando siamo in comfort e le chiediamo potenza riesce a divincolarci da ogni situazione, merito anche del cambio di ESG a 7 rapporti, che riesce a gestire, giostrare ottimamente questo propulsore. E ovviamente la cosa bella di quest'auto sono i consumi, perché sono consumi da motore 2000 TDI di nuova generazione, quindi dipende da come guidate, dipende quanto forte andate, ma in extra
extraurbano riuscite a superare i 20 km/h in autostrada, considerate che è una trazione integrale tutto questo, viaggiate a cavallo dei 16-17 km/h. Quindi avere un'auto che si guida così bene, con un motore così bello, con una trazione integrale che vi può dare quella sicurezza in più se vivete in zone magari di montagna o dove c'è effettivamente la necessità di una trazione integrale, è veramente un plus. E poi, ripeto, è veramente bella proprio per come si comporta e come riesce a muoversi tutta la vettura. Non mancano tutti i sistemi di assistenza alla guida, c'è un cruise control adattivo con mantenimento al centro della corsia che risponde alla guida assistita di livello 2 che funziona molto bene, il cruise control adattivo funziona benissimo, una velocità di lettura molto elevata, e anche il mantenimento della corsia riesce ad aiutarci molto bene anche quando le curve sono molto pronunciate, quindi non si stacca all'improvviso ma riesce sempre a seguire bene le traiettorie. Ovviamente non manca il blind spot monitor, la frenata automatica di emergenza, insomma tutti quei sistemi che rendono quest'auto capace di dare un senso di sicurezza molto, molto marcato. Buonissima la visibilità frontale, buonissima la visibilità laterale, tra l'altro davanti mi piace molto vedere questo cofano con queste nervature che danno un senso di auto muscolosa proprio alla guida, ed è molto, molto piacevole. Anche il sistema infotelematico da 12 pollici riesce a completare bene l'abitacolo, ovviamente andando a fornire tutte le indicazioni, nonché un'indicazione quando si va a replicare lo smartphone con Android Auto ed Apple CarPlay della mappa e di tutti gli altri applicativi con una grandissima definizione. Io rimetto però adesso, visto che non c'è nessuno, nel mio individual e andiamo a tirarlo un po' il collo, perché è proprio bello disegnare le traiettorie con quest'auto ed è incredibile come non ci sia virtualmente alcun sottosterzo. È bella la risposta, è bello rotondo, è molto piacevole guidare quest'auto, la risposta dei freni è precisa, estremamente ben modulabile, il pedale del freno ha consistenza e guardate l'avantreno come si muove in modo preciso rispetto ai miei comandi. Adesso che non ce ne sono, vi faccio vedere anche un'altra cavolata, ma i cambi di direzione di quest'auto sono qualcosa che a me lascia veramente sbalordito. È difficile trovare una taratura così ben fatta su questa piattaforma, perché quest'auto, io non mi stancherò mai di dirlo, come tutte le auto del gruppo, non si guidano uguali, non sono la stessa cosa. Il fatto che la piattaforma sia la stessa non significa niente, significa solo che gli attacchi del motore sono gli stessi, perché poi a livello di sospensioni, a livello di telaio in sé, di resistenze torsionali e quant'altro, ogni auto fa specifica a se stessa e basta. Motore che si comporta in modo divino, è un motore che consiglio estremamente a tutte le persone che fanno tanti chilometri l'anno, finché possiamo utilizzare il gasolio e non abbiamo l'imposizione totale delle auto elettriche, utilizziamolo. Tra l'altro motore turbo gasolio che si sposa benissimo con il cambio DSG 7 rapporti, che ha ovviamente una taratura specifica per questo motore, non così incisiva come sulle versioni ad alta potenza, ma migliore rispetto alle versioni ibride plug-in che utilizzano ovviamente un cambio diverso, utilizzano il DSG 6 e non il DSG 7. Non ci sono altre cose da denotare alla guida, perché per il resto la vettura la conosciamo molto bene. Diciamo che mi è piaciuta veramente tanto perché è stata un'ottima compagna di viaggio e soprattutto un'auto che riesce a essere molto omogenea, molto rotonda, non ha spigoli, perché ovviamente se prendete la 310 o la VZ5 quando sarà ordinabile ci sono dei picchi in termini di guidabilità e in termini di prestazione, ma ovviamente vanno a peccare un po' nell'utilizzo parsimonioso di tutti i giorni. Invece quest'auto riesce ad accontentare un po' tutti, riesce ad avere una buonissima spinta, perché comunque un motore turbo gasolio non è un piccolo benzina, spinge veramente forte, ci divincola da ogni situazione con vigore, riesce ad avere consumi bassissimi, riesce ad avere una buona dinamica di guida, perché quest'auto è estremamente piacevole, estremamente divertente, ed è una buona auto anche per la vita di tutti i giorni, anche per la vita di una famiglia, perché come avete visto di spazio ce n'è, si viaggia comodo in 4 persone, c'è anche spazio nel bagagliaio. Quindi detto questo, io non posso far altro che dare un giudizio positivo a quest'auto, non posso far altro che adorare questo motore,
e devo dire che col 2000 TDI è un'auto veramente speciale, che merita veramente tanto. Bene, sono veramente contento di aver riguidato questa auto, quindi io direi di scendere e di trarre due conclusioni. Un'auto quindi che grazie alla sua dinamica di guida su tutte le versioni riesce veramente a darmi soddisfazione ogni volta che la guido. Questo motore 2000 turbo gasolio, questo nuovo 2000 TDI, è un motore estremamente parco nei consumi, capace di dare motricità e potenza giusta nell'uso quotidiano della vettura, e soprattutto con quest'auto, con questo telaio così bello, viene voglia di guidarsela quasi sempre al limite, anche se ovviamente il motore è fatto per una guida decisamente più tranquilla. Detto questo, non mi piace parlare di prezzi al momento. Questa versione quindi DSG, 7 rapporti automatico, trazione integrale, 150 cavalli gasolio, è prezzata circa 34.000 euro. Ovviamente il prezzo fluttua, dipende da che momento storico state vedendo questo video, ma lei rimane una vettura che mi ha convinto veramente tanto, mi ha convinto anche con questa motorizzazione. Quindi se per un momento vi piace, quindi se fate tantissimi chilometri, beh, direi che il 2000 gasolio ha rigorosamente senso. Detto questo, voglio sapere da voi che cosa ne pensate di Cupra Formentor, che cosa ne pensate del successo che sta avendo questa vettura. Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video, sempre su Automoto. Ciao.